succedendo attorno alla gestione dell'acqua. Abbiamo utilizzato un titolo forte, i vampiri dell'acqua, non volendo certo comparare gli attuali gestori del bene più prezioso che possiede l'umanità ai personaggi frutto della fantasia di scrittori e registi, ma per far capire che sono in gioco le risorse della nostra collettività e che una gestione poco oculata dell'acqua finisce per succhiare ingenti risorse naturali ed economiche, facendo rischiare a tutti noi, ai cittadini, di pagare un prezzo troppo salato per il loro esaurimento. La gestione dell'acqua nella Marsica è affidata alla società CAM S.p.A. Che cos'è il CAM? Il CAM è una società per azioni di natura privatistica, il cui patrimonio è interamente posseduto dai comuni marsicani che fanno parte del consorzio. È quindi un'entità diversa rispetto ai comuni, ha un proprio patrimonio, si attiene solo alle norme del diritto privato, ha come scopo principale quello di massimizzare il profitto e non quello di tutelare gli interessi generali della collettività. Questo tipo di gestione dei servizi pubblici è molto utilizzato in Italia, ma solleva alcuni dubbi. Infatti si tratta di un modo di gestire la cosa pubblica un po' anomalo, anche così ragionando normalmente da profano. Il comune praticamente affida a se stesso la gestione del servizio, pur trattandosi poi formalmente di due persone diverse, di due entità giuridiche diverse, con due rappresentanti legali diversi, con due patrimoni diversi. Perché dico affida a se stesso la gestione del servizio? Perché nel caso in cui ci fossero dei debiti da parte della società, sarà il patrimonio dei soci, quindi il patrimonio dei comuni, a dover ripianare questi debiti. Quindi, in definitiva, saremo noi, con le nostre tasse, a dover pagare la cattiva gestione della società. Ancora, proprio perché in definitiva si tratta di un prolungamento dell'ente pubblico, la società non deve temere la concorrenza di altre società private per la gestione del servizio. Infatti il CAM ha avuto la gestione dell'acqua nella Marsica direttamente con un affido diretto, senza che i comuni dovessero fare procedure concorsuali per vedere comparare le varie società per vedere quale tra di esse potesse tutelare al meglio gli interessi della collettività. Questo sistema è il cosiddetto affidamento in-house providing. Però poi la società, una volta che ha ottenuto la gestione del servizio, si comporta come una normale società privata. Può assumere per chiamata diretta, può decidere che tipo di investimenti effettuare, quindi andare a vedere se tutelare l'interesse pubblico oppure se andare a vedere l'interesse patrimoniale del bilancio della società. Ed in effetti il CAM, per esempio, che cosa ha fatto per quanto riguarda questo tipo di discorso? Ha preferito investire molti soldi nell'acquisto dell'immobile a Carucino per la sede legale, invece di provare ad utilizzare quei soldi per ripristinare la rete idrica, che ha veramente tantissime perdite e, qui mi si passi la battuta, fa acqua un po' da tutte le parti. Questo sistema potrebbe anche funzionare se i comuni però effettuassero seriamente il cosiddetto controllo analogo. Cioè se veramente andassero nell'assemblea dei soci a vedere che tipo di gestione fa la società, che tipo di azioni ha posto in essere l'amministratore. Invece poi, proprio perché siamo in Italia e qui l'andazzo non è molto buono, ci troviamo di fronte a un clientelismo esasperato che pur di accaparrare voti, pur di accaparrare favori, il politico di turno molto spesso e volentieri chiude gli occhi di fronte ai problemi che presenta la società.
Anche l'Unione Europea ha fatto molti rimproveri all'Italia per questo tipo di gestione dei servizi pubblici. E infatti l'Unione Europea ci ha chiesto più volte, soprattutto sul presupposto che queste società gestiscono dei beni di enorme importanza per la collettività, ci ha richiesto l'esecuzione di tutta una serie di procedure amministrative per controllare questi enti. Ci ha chiesto di regolamentarla l'attività delle società, cosa che avviene di rado e avviene a stento. Per esempio è stata recepita dallo Stato italiano nel 2008 alcuni rilievi dell'Unione Europea, però poi non sono stati emanati i regolamenti di attuazione di questi decreti legislativi e quindi è come se questi non fossero stati posti in essere. Questo è un po' il quadro generale del tema che oggi affronteremo. Ringrazio il partito che, vista l'importanza del tema, ci ha sostenuto sin dal primo momento. Ringrazio l'onorevole Carlo Costantini, capogruppo alla Regione Abruzzo. Ringrazio il segretario provinciale Anita Zinni. Ringrazio la coordinatrice regionale delle donne Lucia Proto e ringrazio il nostro Giuseppe Ciotti, che è un consigliere comunale di Cerchio che da anni si batte contro la mala gestione che queste società fanno, non solo dell'acqua ma anche per esempio nei rifiuti, cercando di proporre alla collettività un modo diverso di interesse pubblico e di tutelare i vari beni della nostra collettività. Prima di lasciare la parola ai nostri relatori, vorrei soffermarmi brevemente su una problematica peculiare di Avezzano, che è quella dei contatori dell'acqua. Io adesso qui non vorrei essere impopolare tra gli avezzanesi presenti, spero che capiate il senso delle mie parole. Per me, personalmente, i contatori devono essere installati. Devono essere installati perché? Perché l'acqua piano piano si sta esaurendo. Si dice che l'acqua è una risorsa importantissima e sarà l'oro del futuro. E anche se noi viviamo in una terra che forse questa problematica non ce la fa vivere appieno, anche noi corriamo questo rischio. Quindi dobbiamo assolutamente evitare inutili sprechi. Ed è per questo che io personalmente sono favorevole al pagamento dell'acqua a consumo. Quello che mi lascia perplesso però, e che non mi convince affatto, è il modo in cui il CAM si sta comportando in questa vicenda. Innanzitutto, prima di iniziare l'installazione dei contatori, bisognava porre in essere una vera ed efficace campagna di sensibilizzazione della cittadinanza, facendo capire alle persone che un piccolo sacrificio personale è indispensabile per un vantaggio generale. Poi c'è da dire che questa procedura di installazione dei contatori sembra vivere un'agonia continua. Parte, poi si ferma, poi ricomincia, poi si riferma. Adesso nelle nostre case, nelle case di tutti noi, sono arrivate delle lettere di minaccia. Dicono che se non si installano i contatori, la tariffa sarà il doppio di quella a forfè. Il problema è che queste lettere sono arrivate a molta gente, tra cui anche il sottoscritto, che il contatore già l'aveva fatto installare e già aveva pagato i 50 euro che chiede il CAM per l'installazione. Quindi ecco, il CAM in questo momento si muove sempre, diciamo, con un'approssimazione tale che i cittadini non hanno fiducia nell'istituzione. Io penso che per chiedere dei sacrifici ai cittadini, il CAM dovrebbe essere il primo a comportarsi diligentemente, dando l'esempio a noi. Invece così non è. E tutti gli scandali usciti in questi anni, la poca trasparenza usata in tutte le operazioni economiche, la recente inchiesta giudiziaria che investe i vertici del CAM, tolgono la voglia di essere un buon cittadino a tante, ma tante persone. Mi fermo qui e do la parola al segretario provinciale per un breve saluto.